Ciao ragazze, come va? È una domanda un po' scontata in questo periodo, un po' per tutti così. Infatti non è un video per parlare assolutamente del coronavirus, ma è un video per tenerci compagnia. Come avete potuto notare, infatti, sono già 2 settimane che sul mio canale cerco di pubblicare 3 video a settimana. Uno perché mi fa piacere. Mi piace fare quello che faccio e secondo appunto per tenerci il più possibile compagnia visto che siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo cercare di essere fortissimi, concentrati e pensare positivo e ovviamente rispettare le norme che ci dicono appunto di adottare sia per noi sia per gli altri. E niente, voglio solo pensare positivo. Sono qui oggi a registrare questo video per passare un po' di tempo con voi perché, come voi esattamente, devo stare a casa, almeno il più possibile, e quindi direi di iniziare. Allora, ragazzi, eccoci qua. Ho su un body, non sono nuda, piccola premessa, è così. È un body molto particolare. Comunque, a parte questo dettaglio, direi di truccarci e proveremo assieme alcune cosine nuove, tra cui le nuove palettine NARS. Questo è il pack esterno, ve le faccio vedere dentro. Una è una palette occhi, che è bellissima. Io adoro NARS, sia per il pack sia per la qualità prodotti. E questa è una palette occhi che si chiama Cool Crush Eyeshadow Palette. Ve la faccio vedere dentro. È bellissima. A me ricorda un po' la Metropolis di Natasha Denona, che ahimè non ho comprato e sinceramente mi sono un po' pentita perché era molto bella come palette. E l'altra invece è una palette viso. Il pack è così, è simile all'altro, solo che l'interno di questa scritta è rosa, mentre l'altra è arancione. Ed è così, guardate che bella. Sono dei blush e questo è un illuminante. E c'è un blush satinato e due opachi. Questi due sono opachi, questo è satin. Bellissimo, mi piacciono un sacco. Poi ho qua 2 prodottini di Huda Beauty. Questo sono degli ombretti appunto in crema, sicuramente li conoscete già. Sono in Matte Metal Melted Shadow e io ce l'ho nella colorazione Bubble Butt. E poi ho lui che è un illuminante per il corpo, ma che in realtà potete usarlo anche sul viso, nella colorazione Luna. È gigante, bellissimo. Vi volevo far vedere sempre di NARS i blush, ragazzi, perché ho bisogno di un chiarimento. Se lo sapete, datemelo anche voi. Allora, ho comprato quando ho appunto ordinato queste due palette di NARS che vi ho fatto vedere un blush, ok? E ho preso Super Orgasm perché Orgasm ce l'avevo già e mi è arrivato. È così, ok? È piccolo, non so se vedete, io ho le mani che non sono giganti. Però vedete, è piccolino, ve lo faccio vedere dentro. È così, questo è Super Orgasm. Ok, vedete che ha dentro questi glitter dorati. Alt. E questo qui ha 4,8 grammi. Ma io quando avevo ordinato il mio Orgasm, che è questo, vedete? Che vabbè, l'orgasmo lo conoscete tutti, è così. Bellissimo. Penso che sia il blush più bello del mondo. Cioè, io ordinandolo, dato che mi sembra che l'ho pagato pure sui 40 euro, un po' di una cavolata, forse 35, pensavo mi arrivasse la dimensione di questo, che contiene 8 grammi di prodotto, e invece mi è arrivato questo. Boh, fatemi sapere, infatti, cioè, anche perché non c'era scritto blush mini size, voglio dire, cioè, c'è un po' di differenza. Voi sapete qualcosa riguardo a questi blush di NARS? Anche perché voglio far vedere anche l'altro che ho questo, ma questo qua era una collezione natalizia dove appunto all'interno trovavate anche il balm colorato, ok? E questo è proprio Minion, 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 ma
Ma però c'era scritto che era Minion, Minion, Minion. Ve li faccio vedere in rapporto a questo. Vedete? Ok, allora qui ci sto, va bene, ma questo perché non scrivono? Boh, come non saprei neanche come chiamarlo, cioè che differenza c'è tra questo e questo? Questo è un blush gigante per loro e questo, boh, vabbè, fatemi sapere, non voglio perdere altro tempo. Andiamoci a toccare. Come prima cosa voglio applicare un po' di questo illuminante di Huda Beauty sul viso, perché sapete che io adoro il glow. Lo uso un goccino perché so che è un parecchio extra. Dopo essere diventata in 02 una lampadina luminosa, lo so, non a tutti magari piace, però è stupendo, secondo me, cioè, a me piace la luce, dato che non ho problemi di pelle grassa, però immagino che chi appunto ha la pelle grassa, questa cosa che sto facendo non va assolutamente bene, ma non vi preoccupate perché adesso andiamo a metterci sopra il fondo e tutto risulterà un po' con più senso. Però ragazzi, guardate che luce, ne metto un po' anche qui sulle spalle per farvelo vedere. È una bomba atomica. Guardate. E poi tanto passerò la giornata in casa, ragazze, ovvio, non possiamo non essere luminose, no? Bellissimo, 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 soprattutto se si è abbronzati ancora di più. Io ho preso la colorazione più chiara e mi piace, mi piace, mi piace. Ma andiamo a dare un senso a questa faccia così. Come fondo uso il mio Astra Transform Mist, che se non avete visto il video ve lo lascio qui, adoro, da quando l'ho provato mi piace da impazzire. È un fondotinta super elastico, non va a segnare, è idratante, ma nulla di esagerato, io lo definirei un perfetto soft matte, adatto secondo me a tutti i repelli, perché se avete la pelle grassa basta che lo fissate, invece nel mio caso va bene anche così. Vedete com'è la situazione col fondo, non sembra più una lampadina da discoteca, però sicuramente dà una luce in più, ok? Anche se ci usate sopra magari un fondotinta che è parecchio matte, secondo me è uno scamotaggio mettere sotto un bel illuminante prima del fondo, ovviamente liquido. Passiamo al correttore e utilizzo questo di Nabla Close Up, io ce l'ho nella colorazione Light Peach. Fisso il mio contorno occhi con la palette di Too Faced, anche di questo ho fatto un video, se non l'avete visto andatelo a vedere. Uso la colorazione Soft Focus, che secondo me è la più interessante di questo trio. Ok, faccio le sopracciglia e torno da voi. Allora, eccomi qui, ho fatto le mie sopracciglia sempre con la matita di Astra e andiamo a provare lei. Quanto è bella, mi piace un sacco, veramente. Faccio un piccolo close up e andiamo a fare un make-up occhi. Piena di colori satinati, bellissimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce ne sono parecchi. Ad ogni modo prendo questo marroncino e lo metto nella piega. Intensifico un po' la sfumatura con questo color mattone. Metto sulla palpebra mobile questo colore bellissimo,
aspetta che lo faccio di più vicino. Vediamo com'è. Ma è molto bello. Un tocco di questo bel azzurro verde, bellissimo. E tra l'altro ha dentro pure dei brillantini dorati. Molto bello. Ok. Angolo interno vado a mettere blu, questo qua. Wow. Bellissimo. Un tuffo pazzesco. Ok, allora vado a fare solo un po' di contour e poi utilizziamo la palette viso di NARS. Utilizzo questa palettina di Moolah, la Sassy. È molto scrivente, ragazze, quindi fate attenzione perché è una roba pazzesca. Ok, dopo aver fatto contour direi di andare col blush e vado a prendere questo qui intermedio mischiato a un po' di questo, quindi questi due con un pennellone grosso. Li prendo così. E li vado a mettere sulle guanciotte, un po' sul naso. Bellissimo. Tanto che c'è il fondello grosso, sfumo anche qua. Ok. Come mascara applico Nabla in Major Pleasure. Sulle labbra vado ad applicare la matita di Astra e lui, che è Hasty di Moolah. Eccomi qui. Fissa make-up con l'Urban Decay l'Igniter. E applico l'illuminante sempre della palette di NARS. Che trovo naturalissimo è molto molto bello, non lascia glitter, mi piace un sacco e bene ragazze, questo è il make up completato, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace.
Fatemi sapere appunto se vi piace questo make-up. Fatemi sapere anche se volete vedere qualche video particolare. Volevo registrare un video sulla mia make-up collection o comunque sulla mia make-up station, quindi un video così sul mio studio se vi può interessare. E niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.